Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi ci lanciamo con il tutorial di Weather Machine, il nuovo gioco di vita alla serra, illustrato da Ian O'Toole. È un tutorial complesso, quindi vi chiedo di ascoltare bene con attenzione. Se avete domande, naturalmente potete scriverle nei commenti, vi risponderò appena possibile, ma ora non perdiamo tempo e iniziamo subito. Questa è la situazione iniziale di una partita a 4 giocatori. Non sto a spiegare il setup che è lungo e complicato, ma nel regolamento è spiegato perfettamente. La spiegazione non lascia adito a dubbi. Per iniziare, vi dico che la partita inizia con un, come detto nel regolamento, un supply round, in cui ogni giocatore effettua un'azione, nella zona del supply con regolazione dell'ordine di turno alla fine di questo mezzo turno iniziale. Ricordatevene perché è una cosa che si può capire bene soltanto dopo aver sentito l'intera spiegazione. In ogni caso, una volta effettuato questo mezzo turno iniziale, si regola il nuovo ordine di turno e poi si inizia la partita vera e propria. Ogni round di gioco prevede tre fasi, fino al raggiungimento di una delle quattro condizioni di fine gioco. Una volta che una sola di queste condizioni viene raggiunta, si termina il round in corso, si effettua un ulteriore round con una regola che cambia un po', ma vedremo poi alla fine del video, poi si prosegue con il conteggio finale. È un gioco complicato, come tutti i giochi di Lacerda, con molte azioni, molte icone, quindi prestate bene attenzione e iniziamo con la spiegazione. Allora, come ho detto prima, il tutto si svolge in tre fasi: il turno dei giocatori, gli eventuali esperimenti e la fase di fine round, dove si effettua mantenimento, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordate, ve lo dico già adesso, che in qualsiasi momento è consentito effettuare degli scambi, che prevedono lo scambio di voucher. I voucher sono, diciamo, la valuta del gioco. Non ci sono monete, ci sono questi voucher che servono a fare le azioni, vanno pagati per effettuare le azioni. Sono di quattro tipi diversi, più uno, la scienza, che funge da jolly, ed è possibile scambiarli nel rapporto di 3 a 1 tra qualsiasi tipo di voucher per ricevere un voucher scienza, oppure per fare scambi con le sostanze chimiche, che sono in questa fase, in questa zona qua, e con le parti dei macchinari, gli ingranaggi, che sono quelli che avete visto ieri nell'unboxing, di metallo oppure di cartoncino anche nella versione normale. In ogni caso, iniziamo subito dalla fase A. La fase A, a sua volta, si suddivide in quattro sottofasi: l'utilizzo delle tessere sussidio investimento, lo spostamento del proprio scienziato, le azioni vere e proprie, che sono il cuore del gioco, e infine il posizionamento dei token ricerca, che sono questi qua a forma di libro. Iniziamo subito con la prima cosa. Abbiamo spostato un attimo la telecamera. La prima parte di questa fase è l'utilizzo di un sussidio o di una tessera investimento. Io li ho messi così giusto per distanziarli, che si capisca meglio, ma possono essere messi in ciascuna di queste rientranze, ma possono essere di qualsiasi numero, non ha importanza. Se ne avete di più di quante siano le rientranze, potete comunque usarle in qualsiasi numero. È possibile quindi girare una tessera a sussidio e prendere il beneficio indicato. I benefici indicati sono tanti, sono diversi, non sto a vederli uno per uno perché sennò diventiamo matti. Nell'aiuto di gioco sono spiegate tutte le icone ed è possibile vederle lì. Comunque, diciamo che il concetto più o meno è che questi token permettono di svolgere azioni gratuitamente, ottenere risorse gratuitamente e così via. Quindi si gira uno di questi, si ottiene beneficio e questa non potrà più essere usata una volta che è stata girata. Queste tessere sono a utilizzo singolo e quindi non è possibile riutilizzarle. In alternativa è possibile utilizzare una tessera di investimento, una sola sempre,
per effettuare una delle seguenti cose. La prima è impostare un obiettivo. In fase di setup si sono ricevute 9 tessere obiettivo, che sono queste qua. C'è la variante avanzata che prevede l'utilizzo di un draft, non la vedremo, è comunque a fondo del regolamento. Si sceglie uno di questi obiettivi e lo si pone in una casella del colore corrispondente, per esempio così. Si ottiene il vantaggio presente, qua una risorsa oppure un voucher di qualsiasi tipo. Oppure ancora si può girare una tessera obiettivo. Notare che vedete che l'icona c'è, quindi potrà essere utilizzata nel conteggio finale comunque, per guadagnare i benefici della traccia corrispondente. Ogni colore di obiettivo quindi corrisponde a una delle 3 tracce. Sposto ancora un po' la telecamera in modo che si vedano un po' meglio. Ecco, la prima traccia, quella blu, quella del governo, permette di ricevere un bel numero di cose. Come vedete spiegato qua nell'iconologia, si ottiene il punto in cui si è arrivati più tutto quello che c'è a sinistra. Quindi, per esempio, se si è qua, si otterrà questo beneficio e tutti gli altri a scendere. Idem se si è qua e così via. Se invece si sceglie la traccia verde, si ottiene quello che c'è sotto, quindi in questo caso un voucher scienza. In più si sceglie una delle altre 2 tracce e si ottengono le rendite considerandosi più avanti del numero di caselle scritte. Quindi, per esempio, se io sono qua, otterrò un voucher scienza e poi sceglierò, ad esempio, questa traccia qua e mi considererò 2 caselle più avanti. E così via anche per l'ultima. L'ultima traccia invece dà il beneficio, a cui si è arrivati oppure a sinistra, quindi per esempio, ancora una volta, se questo è qua, potrà scegliere 2 macchinari, due ingranaggi, scusate, oppure un ingranaggio e 3 punti. Difficilmente sceglierà un ingranaggio. E così via. Ora passiamo alla seconda fase, che è il movimento dello scienziato. Come tipico dei giochi di Lacerda, per effettuare l'azione bisogna muoversi. Muoversi è obbligatorio, non possiamo fare 2 volte di fila l'azione nella stessa zona. Quindi iniziamo tutti nella zona supply, quella indicata con numero 1, e quindi dovremo muoverci in una delle altre 3 zone. Abbiamo la zona del governo, indicata con numero 2, il laboratorio dello scienziato e infine la parte dedicata a ricerca e sviluppo. L'area numero 5 non viene utilizzata dai giocatori, viene utilizzata soltanto dal professore. Quando è in questa fase qua, i giocatori potranno ottenere le rendite. Quindi, ad esempio, mettiamo che il blu sposti il suo scienziato qua. Nel corso del primo round è possibile mettersi soltanto al centro. Questo non è possibile soltanto dal secondo round in poi. Poi, per esempio, tocca all'arancione. L'arancione vorrà anche lui lavorare qua. Si metterà qua. E così via per tutti gli altri spazi di gioco. Ovviamente non è così semplice. Nelle zone contrassegnate dal 2, dal 3 e dal 4, si ricevono voucher come indicato nell'icona. Quindi, nella traccia del governo si ottengono i voucher di questo tipo. Nel laboratorio dello scienziato si ottengono i voucher di questo tipo e così via. La differenza è che nello spazio 1 i voucher si pagano di qualsiasi tipo. Questa sorta di compensazione tra dare e ricevere viene modificata dal posizionamento dello scienziato stesso. Quando lo scienziato è presente in una delle tracce, scusate, in una delle location 2, 3 e 4, il giocatore ottiene un voucher scienza. Se invece è presente nello spazio sulla location numero 1, il giocatore dovrà invece pagare un voucher scienza. Inoltre, i giocatori dovranno ricevere o pagare voucher, del tipo indicato per ogni avversario presente. Quindi, se la situazione dovesse essere questa, il giallo arriva qua e si prende 3 voucher, uno per il suo posizionamento e 2 per gli avversari. Tutto questo giocando in 2 è leggermente diverso. Ancora una volta vi rimando al regolamento per questa modalità particolare. Una volta effettuato questo
questo processo, ossia lo spostamento dello scienziato, pagare, ricevere voucher, si passa allo scienziato, al professor Lativ. Se Lativ è nella stessa location, si sposta nella location col numero successivo. Vale a dire, se il nostro eroe era qua e io mi metto qua, e questo casualmente, scusate, questo chiaramente non sarà il primo round, il nostro amico andrà nella location numero 3. Se è nella 3, nella 4 e così via. Dalla 5 naturalmente passa al numero 1. Se lo spazio dove deve andare il professore è completo, andrà nella location successiva. Se si muove, quindi se passa a un'altra location, bisogna osservare l'assistente. L'assistente viene messo qua, sulla traccia in fase di setup a seconda delle tessere che escono in questa zona. Se dove sta l'assistente, che è questo robot multibracciuto, viene aggiunto un bot a una casella qualsiasi di queste, della stessa colonna. Se invece il bot c'è già e se l'area è piena, il bot si mette nell'area successiva, sempre in una delle caselle. Questo serve a riempire queste caselle e velocizzerà di molto il gioco, come capirete nel corso della spiegazione. Se non ci dovesse essere spazio, non accadrà nulla. Ricordatevi che l'assistente e i bot si spostano seguendo queste frecce, quindi in questo senso, e poi da qui ricominciano da capo. Una volta terminate le complicate procedure di spostamento, si passa alla fase delle azioni. Le illustriamo dopo nel dettaglio, ma inizio a dirvi che le azioni sono sempre facoltative, quindi diciamo che è possibile mettersi per esempio qua per fregare l'ultimo spazio a un altro giocatore senza fare niente, però si deve essere sempre in grado di eventualmente pagare lo spostamento. Alla fase delle azioni segue la fase dei token ricerca e quindi bisogna andare di nuovo sulla plancia dei giocatori. Se durante la fase delle azioni si è ottenuto un token ricerca, in seguito alla fase delle azioni, questo token deve essere posizionato in uno di questi spazi. Non è possibile procrastinare, bisogna farlo adesso. Lo si posiziona e si ottiene eventualmente quello che si ha come vantaggio. La questione è che chiaramente sulla stessa riga devono essere pubblicati studi sullo stesso tipo di clima. Quindi, per esempio, se noi decidiamo di mettere qua la pioggia, poi se in un turno successivo studiamo il sole, non possiamo metterlo qua, chiaramente. Dobbiamo metterlo qua o qua o qua, a propria scelta. È consentito avere più righe dello stesso tipo. Questa, per esempio, è una mossa lecita. Per aiutarci in questo ci sono le tessere premio, che verranno anch'esse messe qua, ma che possono essere conservate per il futuro, emesse in qualsiasi momento. Quando avremo ottenuto la terza di questa, vinceremo il premio Nobel e finirà il gioco, diciamo, perché è una delle condizioni di fine gioco. E queste tessere vanno messe per esempio così e in seguito capirete a cosa servono. Sono presenti anche i token delle citazioni, anche questi li andremo a vedere in un secondo momento. I token che eventualmente arrivano durante la fase B devono essere piazzati immediatamente. I token che non vengono usati per qualsiasi motivo vengono rimossi dal gioco, quindi è necessaria una certa lungimiranza. Passiamo ora alle azioni. Le azioni sono diverse naturalmente a seconda della location in cui ci si posiziona. Iniziamo dalla 1, la supply. Come vedete, in questa location c'è questo simbolo dell'infinito. Ciò significa che quando ci posizioniamo lì è possibile fare qualunque numero delle azioni che vedremo tra poco, in qualsiasi combinazione, basta avere le risorse per pagare. Ricordatevi che prima va effettuato il pagamento del movimento e poi si fanno le azioni. La prima possibilità è ingrandire il proprio laboratorio. Questa azione, al costo di un voucher del tipo supply, quelle che nella plancia del giocatore iniziano dal numero 4,
Ed è possibile con questa prendere una delle tessere disponibili che siano a faccia in su, quindi tra queste quattro o la prima di questo mazzo. Quando la si prende e si rifilla subito. Quindi è possibile a questo punto, per esempio, spendere un altro voucher, prendere questa, rifillare e così via. Una volta comprate le tessere, bisognerà disporle nel proprio laboratorio. Quindi ci spostiamo di nuovo sulla plancia. Qua c'è poco spazio, ma vi faccio vedere comunque. Una volta comprata una tessera, la si può posizionare o su una riga vuota o su una riga già avviata. Si può avere al massimo tre righe, ma sulla destra possono essere posizionate tante tessere quante le si vuole. La tessera deve combaciare o con questa icona qua, in questo modo, oppure con questi semicerchi. Può essere orientata in qualunque modo, però i semicerchi devono combaciare, quindi questa azione non è possibile perché non è corretto il match del colore. È possibile invece fare così. Questi spazi serviranno a tenere le risorse chimiche. Quindi è possibile anche, per esempio, fare così. Poi sarà possibile aggiungerne di qua, sempre seguendo la regola di avere la corrispondenza o di questa icona o del colore giusto. La seconda possibilità è costruire uno dei propri bot. Ne abbiamo 12 a disposizione. Inizialmente si possono costruire solo questi. Per costruire questi qua bisogna aver già costruito 6 bot oppure avere il numero indicato di token nel proprio ufficio, 5 oppure 8. Si pagano i voucher supply richiesti, quindi 1, 2, 2 e 3, si prende il bot, si riceve immediatamente quello che è indicato nell'icona a sinistra o a destra e poi si posiziona qua, per esempio qua o per esempio qua. In questi spazi possono stare sia gli ingranaggi sia i bot. Si può in qualsiasi momento riorganizzare il proprio laboratorio, sempre però rispettando le regole che le tessere piazzate non possono essere spostate e qua ci vogliono comunque le risorse del colore corrispondente. In un qualsiasi momento del proprio turno, in un turno successivo, io potrò fare per esempio una cosa del genere. Se necessario, per le altre tre possibilità della zona supply, ritorniamo sul tabellone. La prima è l'iniziativa. È possibile pagare, come indicato qua, un voucher supply per spostare una delle, cioè la propria pedina dove lo si desidera sul tracciato dell'ordine di turno. Quindi, per esempio, il giallo desidera giocare per primo, farà così. E così via, il verde magari vuol giocare per terzo, per qualche motivo potrà fare così e via dicendo. Naturalmente, alla fine del turno l'ordine verrà aggiustato secondo questa traccia. La seconda e la terza possibilità che vediamo qua rappresentano le sostanze chimiche. È possibile comprare e vendere le sostanze chimiche. Si pagano i voucher secondo quelli più a sinistra, quindi per esempio per acquistare questa pagherò un voucher del tipo supply. Oppure lo si può vendere. Se lo si può vendere, io dovrò averla sulla plancia e rimetterla, però partendo da destra. In questo caso, naturalmente, era vuota, però se c'era questo spazio in questo modo, si fa così. E si ricevono i voucher indicati, in questo caso sarebbero tre. Naturalmente, questa azione non si può fare se non si ha spazio nella plancia. Ricordatevi che il primo spazio in alto sul laboratorio può contenere una sostanza di qualsiasi tipo. La location numero 2 è rappresentata dal governo, che governa una propria macchina per il controllo del clima, che viene rappresentata da queste tessere. Adesso andiamo a vedere come funziona. Prima però di vedere questo, io voglio farvi notare una cosa. Nella zona 2, 3 e 4 è possibile fare due azioni. La discriminante è che in questo spazio qua, che c'è la lettera E, chi riuscirà a mettersi qua potrà fare tutte e due le azioni. Chi invece si metterà qua dovrà scegliere tra una o l'altra azione. Quindi diventerà molto
vantaggioso potersi mettere per primo qua. Le due possibilità date dalla zona del governo sono quella di vendere una parte della macchina, al governo che sta creando la sua macchina al costo di un voucher del governo, oppure prendere i sussidi al costo di due voucher. Andiamo a vedere le azioni più nello specifico. Quando si fa la prima azione, cioè quella a sinistra, in ciascuna delle location 2, 3, 4, si sposta il segnalino delle rendite sulla traccia corrispondente, in questo caso questa traccia qua. Poi si effettua l'azione, vera e propria. Innanzitutto si posiziona un bot che deve essere già nel nostro laboratorio, e lo metti su una casella della macchina del governo. È però necessario disporre di una parte della macchina di un ingranaggio del colore indicato. Quindi spostiamoci sulla plancia. Io in questo momento ho, a disposizione un bot e un ingranaggio bianco. Quindi li prendo. Spostiamo la telecamera, andrò a mettere il bot su una di queste caselle qua, per forza. Quindi andrò a mettermi, per esempio, qui, poi andrò a scegliere una delle tessere di questa casella, di questa colonna, scusate. Per esempio, questa. La tessera che prendo è una tessera sussidio, quindi va, a sinistra della plancia, del giocatore, in una di quelle rientranze di cui parlavo all'inizio. È necessario che il token preso sia diverso da uno di quelli che si ha già. Se non è possibile, il token che si prende va semplicemente eliminato da lì. A questo punto, si prende il token, della colonna corrispondente a dove si è piazzato il bot, e lo si mette nello spazio apposito della propria plancia. Se, i token sono esauriti, ce ne sono due di ciascun tipo, si ottiene una tessera investimento. A questo punto si controlla se il governo può, far girare la sua macchina. A differenza, degli esperimenti del professor Lativ, la macchina del governo parte subito. Se uno di questi spazi contiene tre bot, quindi ad esempio, facciamo per assurdo così, difficilmente saranno tutti bot di un solo colore, ma non importa, la macchina parte. Ogni bot assegna 3 punti al giocatore, di cui è di possesso il bot. Dopodiché si prende uno di questi tre marker del governo e lo si sposta sulla tessera clima corrispondente al tipo di evento appena scatenato, quindi per esempio alla nebbia in questo caso. Lo si mette nello spazio più a sinistra della tessera che c'è e sostanzialmente serve ad occupare spazio a rompere le scatole. Se tutti gli spazi sono pieni, si verifica tale condizione climatica, quindi si eliminano tutti i token eventualmente presenti su questa tessera. Quello del governo ritorna sul tabellone, quelli dei giocatori vengono eliminati dal gioco. Poi si prende, questa tessera e la si aggiunge agli eventi climatici che sono qua a fianco del tabellone, quindi in questo caso, in questo modo. Questi rientreranno poi in gioco in seguito. La seconda possibilità data dalla location numero 2 è quella di prendere un sussidio, che sono sempre queste tessere qua. Sono, come vi dicevo, sostanzialmente azioni gratuite o, accumuli gratuiti. Si prende il vantaggio indicato da una tessera. Poi, per esempio, questa qua ti dà, due token di qualsiasi tipo e poi la si gira. Le azioni che si ottengono in questo modo sono sempre gratis, non vanno pagati i voucher, nemmeno se l'azione, richiede di farlo. Per esempio, se io qua posso costruire un bot, non è necessario pagare, il voucher, scusate, supply che di solito si paga per la costruzione del bot. La location numero 3 è il regno del professor Lativ. Come nella location numero 2, chi mette il proprio scienziato sul primo spazio può fare entrambe le azioni, gli altri ne faranno una sola. Si possono fare due cose. La prima è gli esperimenti. Come sempre si avanza sulla traccia corrispondente. Dopodiché si sposta un bot
dal proprio laboratorio, quindi deve essere già stato costruito, in uno spazio della macchina di Lativ. In alternativa è possibile metterlo dove c'è uno dei suoi bot. Ricordate che durante la fase degli spostamenti si potranno mettere i bot. Per esempio, un bot sarà qua. Se io voglio mettere un bot, potrò mettermi per esempio qua o potrò mettermi per esempio anche qua, anche se c'è già il bot di Lativ. Se il bot di Lativ è presente, lo sposto su un'altra casella della stessa colonna. Se la colonna è piena, lui torna a lato. La questione è che più bot si avranno in una colonna, più punti si faranno quando partirà la macchina, quando si potranno fare gli esperimenti, cioè la fase B. Bisogna, per piazzare questo bot, pagare la risorsa chimica indicata, quindi in questo caso una sostanza blu, che va messa a destra del mercato delle risorse. Se la colonna con l'assistente è piena, partirà l'esperimento. La seconda possibilità è pubblicare lo studio al costo di 2 voucher laboratorio. Per fare questa azione ci vuole una riga completa di ricerca e questo segnalino breakthrough. Se si hanno soltanto 2 segnalini ricerca, è possibile anche effettuare la citazione. La citazione si può fare se il lucchetto in questa zona del tabellone è stato tolto. Se questo lucchetto è stato tolto, io posso prendere la famosa citazione. Per fare la citazione dovrò prendere una tessera obiettivo delle 9 che abbiamo ricevuto all'inizio della partita, eliminarla dal gioco. Non è un dramma, perché tanto se ne possono posizionare soltanto 6. Si prende il token dalla riserva, quello nero, e lo si posiziona nell'ufficio, guadagnando le eventuali rendite indicate. A questo punto torniamo sulla mappa, sulla pace del giocatore, si fa scorrere il segnalino breakthrough e si ottiene il vantaggio indicato, quindi per esempio avrò fatto questo qua, ecco. A questo punto si ottengono i punti. Questi token, a prescindere dal tipo, valgono 2 punti. Il token premio ne vale 4, come indicato qua. La citazione non vale nulla, però permette di effettuare l'azione. Infine si ottiene un segnalino investimento da mettere a sinistra del proprio laboratorio. Se il meteo oggetto dello studio, in questo caso la pioggia, dovesse avere ancora il lucchetto sulla plancia, il lucchetto viene rimosso ed è possibile, come indicato qua, pagare un voucher scienza per ottenere 3 punti vittoria. L'ultimo spazio azioni è quello della ricerca e sviluppo, quello contrassegnato dal numero 4. Ancora una volta ha lo spazio con la E e gli spazi con 2 e 2 spazi con O, quindi qua si potranno fare entrambi, qua si sceglie uno dei 2. La prima possibilità è la ricerca, che costa un voucher. Si fa, come sempre, avanzare il marker sulla traccia in alto. Poi si sposta uno dei propri bot, naturalmente già costruito, su uno spazio vuoto di questi qua. Si paga la sostanza chimica indicata. Questa volta però non viene posizionata nel mercato, ma si mette qui, se si vuole mettere il bot in questa posizione. Come vedete nella riga più in basso bisogna pagare anche altre cose, in questo caso una risorsa chimica che invece verrà rimessa nel mercato, ingranaggi e così via. Si guadagnano i benefici indicati nell'ultima riga, un bot gratis invece di pagare i voucher come al solito. Dopodiché si prende un token ricerca del tipo corrispondente e lo si posiziona nella solito spazio del proprio ufficio. L'ultimo bot che viene posizionato invece della tessera ricerca ha diritto a ricevere un token investimento, come indicato da questa icona. Se lo studio ha il lucchetto, come per l'altra azione, lo si rimuove e si può pagare un voucher scienza per fare 3 punti immediatamente. La seconda possibilità è il breakthrough al costo di 2 voucher ricerca sviluppo. Si sceglie un ufficio
dove si è già effettuata una pubblicazione e il segnalino breakthrough è sulla destra, quindi per esempio potremmo fare per questa tessera qua, anche se questo qua non è realistico, facciamo così. Dopodiché si osserva il tabellone. Dato che noi andiamo a pubblicare, a fare questa azione, scusate, sulla pioggia, bisogna pagare la scienza prevista dalla tessera pioggia, che possono essere da 0 a 2. Dopodiché si mette il segnalino breakthrough e lo si mette in una di queste due caselle, ottenendo subito il vantaggio, un ingranaggio, punti e così via. Su queste tessere non può esserci più di un segnalino per giocatore. A questo punto si deve costruire il prototipo, che vedremo in seguito. Dopodiché si ottiene un premio, che sono questi token. Con il terzo, ottenendo il terzo segnalino premio, si ottiene il premio Nobel, che è una delle condizioni di fine partita. Se la tessera dovesse essere completa, per esempio in questo modo, si rimuovono i marker, questo ritorna sulla plancia, questo del giocatore viene rimosso dal gioco e la tessera viene riposizionata sulle colonne del tipo corrispondente. È obbligatorio a questo punto costruire il prototipo. Si devono realizzare con gli ingranaggi segnati sulla colonna corrispondente. Nelle tessere di livello 2 e 3, come vedete, sono aggiunti altri ingranaggi per complicare ulteriormente le cose. È poi possibile decidere se pagare o non pagare gli ingranaggi richiesti sul tabellone. Quando c'è il bot del giocatore attivo, il giocatore attivo può non pagare l'ingranaggio scelto. Se lo paga, ottiene però 2 punti per ogni ingranaggio pagato. Se invece c'è il bot di un avversario, può ancora una volta non pagare l'ingranaggio, però in questo caso i 2 punti andranno al proprietario del bot presente sulla mappa. Per complicare ulteriormente le cose, tutte le parti pagate in questa fase devono provenire dalla stessa riga del proprio laboratorio. Tuttavia, come ho già detto in precedenza, è possibile riorganizzare in qualsiasi momento il proprio laboratorio, spostando bot, spostando gli ingranaggi, ma non le sostanze chimiche, se non corrispondono al colore. Queste sono le azioni. Ora passiamo alla fase B. La fase B vi ricordate, se ci sono tutti i bot della colonna dove è presente l'assistente, in quel caso scatta l'esperimento. Quindi, per esempio, la situazione è questa. In questo caso scatta l'esperimento al termine della fase. L'unica eccezione è nell'ultimissimo turno di gioco. Le condizioni per far partire l'esperimento è la colonna completa, come dicevo, e la presenza di almeno una tessera di questo tipo, quindi in questo caso non si farebbe perché non c'è la tessera del sole. Se la tessera col sole fosse qui, allora sarebbe possibile far partire l'esperimento. Se ci sono più tessere con il sole, per esempio, si sceglie quella più a destra. A questo punto si rimettono i bot in questione nel laboratorio. Vanno messi dove c'è spazio. Se non c'è spazio, ritornano nella riserva e dovranno essere ricostruiti in un successivo turno. Si pagano i voucher scienza indicati nella tessera. Quindi in questo caso 1, in questo caso sarebbero poi 2 e così via. Il pagamento di questi voucher è facoltativo, ma è caldamente consigliato, naturalmente, perché se si pagano questi voucher si ottengono i punti per ciascun bot, ossia quelli indicati qua, e il beneficio indicato, però questo indipendentemente dal numero di bot presenti. Quindi in questo caso il giallo farà ben 15 punti vittoria, 3 per 5, e potrà ottenere un segnalino investimenti oppure 2 ingranaggi. Dopodiché si otterrà il token ricerca del tipo corrispondente, che andrà posizionato immediatamente in questo caso. Gli eventuali bot di Lativ ritornano a lato, dopodiché si prende dal lato della plancia la tessera con il tempo del tipo corrispondente, lo si posiziona al di sopra della tessera di prima.
Quindi in questo caso, se ci sono dei segnalini, li si tolgono. Quelli del governo ritornano sul tabellone, quelli del giocatore vengono eliminati dal gioco. Nel caso in cui non dovesse partire l'esperimento, i giocatori possono riprendersi i bot, oppure possono decidere di lasciarli lì se pensano di utilizzarli in seguito. Gli eventuali bot di Lativ ritornano a Lativ. A questo punto, le tessere, la tessera più a destra, del tipo di dove l'assistente viene eliminata dal gioco, le altre vengono fatte scorrere, l'assistente si sposta secondo le frecce, la fase C è una classica fase di fine round, si cambia il turno di gioco, secondo la traccia dell'iniziativa, dopodiché si ricevono le rendite se e solo se Lativ è nello spazio numero 5, della plancia, dopodiché si sposta Lativ dal 5 all'1, cioè o anche da qualsiasi altra posizione, sempre all'1. Le rendite che si ottengono sono quelle, delle caselle vuote delle prime due parti. Quindi, per esempio, in questo caso si otterrà un voucher di questo tipo. Il gioco prosegue, con l'alternarsi di queste fasi fino a che non si verifica una delle quattro condizioni di fine gioco. Vale a dire, un giocatore ha ottenuto il premio Nobel. L'ultima tessera esperimento, viene piazzata durante la fase B, quindi dopo che, l'esperimento viene effettuata. La macchina governativa è completa, cioè tutti i bot sono stati posizionati, e tutti gli spazi della ricerca e sviluppo, sono, pieni di bot. Sia questi che quelli del governo sono 15 spazi. In questo caso si finisce il round in corso. Poi si fa un ultimo round in cui non viene effettuata la fase C. Durante quest'ultimissimo turno, però, si fanno tutti gli esperimenti possibili, vale a dire quelli con la colonna completa. Quindi, è possibile fare anche più di un esperimento e ottenere diversi punti. Terminato il gioco, si fa un conteggio. In ordine di turno, i giocatori spostano eventualmente i token, rimasti, nell'ufficio, quelli che servono per fare le pubblicazioni. Questo può servire a, soddisfare eventuali obiettivi. Una volta, fatto questo spostamento, ai punti ottenuti durante la partita si ottengono i punti, dei tracciati, come vedete quelli indicati qua sopra, a seconda della casella raggiunta. Si ottengono 5 punti per ogni obiettivo soddisfatto, anche se sono sulla parte nera, e in più 5 punti se un giocatore ha vinto il premio Nobel. Chi ha più punti, naturalmente, è il vincitore. In caso di pareggio si considera il numero di premi, il numero di pubblicazioni effettuate, il numero di righe completate nell'ufficio e se c'è ancora pareggio i giocatori condividono la vittoria. Questo è Weather Machine. Se siete arrivati alla fine di questo impegnativo tutorial, vi ringrazio per aver guardato il video. Vi ricordo che potete trovare i vostri giochi preferiti sul nostro store di fiducia GettYourFun. Se non vi siete ancora iscritti al nostro canale, vi prego di farlo. Vi ringrazio ancora una volta, ci vediamo alla prossima.